Buonasera a tutti e benvenuti al quinto incontro della rassegna di divulgazione della scienza. Oggi per la prima volta uh, ospitiamo un membro del CICAP, il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, ex paranormale. Che è un'associazione che si è costituita alla fine degli anni Ottanta sotto l'azione catalizzatrice di Piero Angela eh, proprio per arginare la tendenza che allora imperava soprattutto sui giornali e eh, nelle riviste eh, in appoggio ad astrologi, cartomanti e guaritori di vario tipo. Lo scopo dell'associazione era proprio quella di confutare affermazioni false su fenomeni paranormali e sviluppare nella popolazione un senso critico, una mente aperta ma consapevole e critica e per arrivare al diffondersi del metodo scientifico. Col passare degli anni eh, anche questo comitato siamo de, ha seguito l'evolversi dei tempi e, e quindi non si rivolge più al paranormale o solo al paranormale ma alle pseudoscienze. Quindi eh, l'oggetto di attenzione non è più uh, il fenomeno in sé ma quanto piuttosto è il processo che porta a una determinata affermazione pseudoscientifica. E, infatti, questo è particolarmente importante attualmente perché siamo costantemente bombardati da notizie false e vere e proprie truffe in campo sanitario, economico, mh, storico, alimentare che si mimetizzano, però, con un linguaggio pseudoscientifico che le fanno apparire reali e inconfutabili. Questo, oh, mi fa piacere vedere anche parecchi insegnanti in sala proprio perché... È una cosa poi particolarmente importante nel mondo della scuola che è l'istituzione che più di tante altre eh, è basilare per la formazione del senso critico dei futuri cittadini e della futura opinione pubblica e quindi eh, il CICAP penso che possa rappresentare un valido partner eh, a sostegno del diffondersi di una mentalità più critica e, e consapevole. Ospite di questa sera è, è Rodolfo Rolando, <ride> esperto in comunicazione e marketing, eh, che si occupa uh, di igiene di, di digitale, diffusione di bufale, ha, fatto ha scritto diversi articoli anche su false, eh, false credenze e miti. E questa sera ci parlerà di terra piatta. Quindi faremo un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca dei modelli terrestri e di come si è passati dal, dall'idea di terra piatta, una visione di terra piatta a una visione eh, più attuale di terra appunto come un geoide. E, e poi soprattutto al terra del perché ancora oggi nonostante le le foto che vengono dallo spazio, le testimonianze di chi c'è stato e che l'ha vista, eh, parliamo ancora di terrapiattismo, eh, cosa c'è dietro questo fenomeno, quanto è diffuso. E lo scopo di questa serata non è quella di deridere persone che credono a, a qualcosa di atipico, bensì di analizzare perché nasce, cioè analizzare il fenomeno, perché nasce questa credenza e soprattutto che cosa ci può insegnare del nostro modo di percepire la realtà e della nostra società. Quindi io ringrazio tanto Rodolfo di essere venuto qui questa sera e di inaugurare la, questa collaborazione con il CICAP e auguro a voi una piacevole serata. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Um, beh, giustamente ringrazio la Giulia per la presentazione. Eh, appunto, lei ha specificato il mio occupo di comunicazione e marketing, in particolare, mi occupo di comunicazione e marketing e Entertainment, ho molto a che fare con le tecnologie tutto il giorno. Eh, sostanzialmente eh, la parte di mia competenza riguarda tantissimo il movimento delle persone all'interno delle bolle sociali e di come. Eh, i fenomeni si diffondono sulle tecnologie digitali e quindi di fatto nel CICAP sono quello che più si è avvicinato, tra i tanti che se ne occupano, all'ambito della divulgazione, di come funziona la divulgazione, la meccanica della diffusione della, eh, delle pseudoscienze, le bufale, eccetera. In particolare però ho seguito alcuni fenomeni, più recenti il fenomeno di QAnon, eh, quello del trepetismo l'ho seguito ai tempi appena prima che diventasse il fenomeno delle Iene, quindi 2018, novembre 2018. In quel periodo avevo proprio partecipato per mesi all'interno delle comunità di terapeutisti da puro osservatore, questo perché il CICAP non si permetterebbe mai di criticare eh, le idee delle persone, però era interessante come fenomeno perché allora era molto difficile stabilire se tutta questa bagar che eh, era esplosa sul fenomeno del terapeutismo fosse un fenomeno vero o un Bufalata, cioè formata da troll, da persone che si fingono trepettisti. Quindi di fatto io mi sono occupato di tante di queste cose strane e, e il trepettismo in particolare è quello che mi ha portato via parecchio tempo della mia vita privata. Eh, sono <ride> eh, socio effettivo del CICAP, vuol dire faccio parte diciamo, del Parlamento del CICAP e membro del direttivo nel, nel, nell'ultima tornata elettorale che si conclude a giugno, il mio triennio di, di, eh, di direttivo. Eh, nella vita privata sono anche nerd e musicista, ma questo non è particolarmente. Sicuramente rilevante anche perché un musicista faccia abbastanza pietà. Ehm, prima di affrontare l'argomento è importante fare un'introduzione. L'introduzione serve per calarvi all'interno del passaggio, diciamo del flusso storico che affronteremo all'inizio della conferenza. Ehm, prima ancora. Preferirei darvi proprio un, un, qualche aggiunta a quello che ha detto Giulia sul, uh, sul Cicap, giusto per, co per completezza, anche se lei è stata particolarmente precisa. Uh, il Cicap in breve è un'organizzazione educativa senza fini di lucro, composta da volontari, fondata da Piero, come, uh, come ha detto Giulia, per promuovere l'indagine scientifica e critica su pseudoscienze paranormali. Le pseudoscienze sono un termine complesso, sostanzialmente sono tutte quelle discipline che in qualche modo vengono percepite come una conoscenza scientifica, ma di fatto non si basano sul metodo scientifico. e quindi hanno eh, una parte fideistica o una fallacia eh, non scientifica come fondamento. Un esempio potrebbe essere l'omeopatia, per quanto possa essere utilizzata dalle persone, non segue i canoni eh, richiesti dalle discipline scientifiche. È, è fondato da Piero Angela, è attualmente composto da eh, tantissimi volontari, in particolare il direttivo è composto dal nostro presidente Sergio della, Saro, Sergio della Sala, che è un neuroscienziato, e da altre persone, incluso Massimo Polidoro, che conoscete forse per le trasmissioni di Piero. Eh, poi ha strutture in tutta Italia gruppi regionali e gruppi tematici che si occupano delle varie attività che noi facciamo comprese eh, il Cicap Fest, le dirette live, le giornate anti superstizione il podcast eccetera eh, e poi seguiamo una serie di pubblicazioni che servono per raccontare ai nostri soci le nostre attività e affrontare un po' tutti i temi che, eh, in, in cui il Cicap mette le mani uno in particolare forse più strano è Magia che si, si tratta ovviamente non di quella degli stregoni ma eh, della dell'illusionismo perché il CICA per tanti anni collaborando per le indagini e per la verifica dei fenomeni paranormali è sempre stata affiancata da specialisti che controllano che non ci siano delle truffe da parte dei, dei prestigiatori e quindi noi abbiamo sempre lavorato con i prestigiatori, la rivista ufficiale della prestigiazione in Italia è pubblicata dal CICA. Quest'anno abbiamo anche rinnovato la nostra identità visiva. Questa è la bandiera che abbiamo inaugurato per eh, dare un messaggio e rappresentare la razionalità e, ed è un messaggio che troviamo carino. Se volete, poi vi ho lasciato anche dei gadget sul tavolo quando uscite, se volete potete prenderti. Dicevo: facciamo un salto: prima un salto metodologico. Eh, le premesse sono ovviamente la Terra è sferica. Tutta questa discussione che facciamo stasera diamo per scontato che sia un geoide. La domanda a cui vorremmo rispondere è se i terapeutisti esistono davvero e, soprattutto, se esistono, da dove nascono le credenze a cui fanno riferimento, cioè come è possibile che oggi, nel ventunesimo secolo, si parli di terapeutismo? Per cominciare, bisogna fare un salto nel tempo e questo salto nel tempo ha delle premesse importantissime. Le premesse sono che la Terra in questo salto nel tempo indietro di migliaia di anni. Non è come ce la immaginiamo noi che siamo secolarizzati, noi siamo abituati a conoscere il mondo che ci circonda, anche le persone con meno esperienza eh, scientifica, in qualche modo sono abituati a conoscere le cose. Eh, in un mondo di migliaia di anni fa bisogna pensare che la Terra è un tramite, noi non siamo soltanto forme di vita sul pianeta, eh, ma siamo un flusso di anime che in qualche modo fa parte di un sistema molto complesso in cui ci sono divinità e tantissime altre creature che popolano questo mondo in una cosmologia molto più complessa a quella a cui pur magari da credenti siamo abituati noi. Il mondo non è quello che noi conosciamo oggi, le persone di migliaia e migliaia di anni fa avevano una conoscenza geografica molto limitata, quindi ciascuna delle persone che eh, nel passato parlava del mondo parlava del mondo che conosceva, quindi la cosmologia eh, greca o quella eh, sumera è molto diversa da quella che potrebbe essere eh, ehm, nella C Cina per esempio o nell'America precolombiana. E poi per ovvie ragioni moltissime conoscenze non sono disponibili e quindi nell'immedesimarsi dobbiamo perdere tutta la nostra consapevolezza e arrivare a un mondo quasi completamente sconosciuto. Poi devo fare anche una nota metodologica, stiamo parlando di conoscenze di una vastità enorme, io ho fatto solo una piccola selezione con i miei limiti, eh, per cui ho dovuto scegliere solo alcuni eh, passaggi, eh, diciamo alcuni popoli ehm, e ho dovuto per forza scremare tantissimo. Per esempio parlando dell'Egitto è molto difficile eh, raccontare l'intera evoluzione della forma della Terra perché ne ha avuto una cosmologia in continua evoluzione in migliaia di anni, una civiltà molto lunga, quindi non possiamo affrontare tutti i dettagli. Entriamo nel merito dell'approccio. Dell Andiamo molto, molto, molto indietro nel tempo. Per andare indietro nel tempo però c'è un problema che se vogliamo sapere che cosa ne pensassero i popoli antichi possiamo soltanto fermarci a quelli che ci hanno lasciato qualcosa. Quelli che non avevano la scrittura noi non lo sappiamo cosa pensassero. E quindi l'unico popolo che è facilmente raggiungibile andando indietro, indietro, indietro sono i Sumeri. I primi ad aver avuto una scrittura che in qualche modo ci ha permesso di sapere che cosa ne pensassero. I Sumeri immaginavano sono un popolo molto particolare. Immaginavano, come vedete, un, questa è una rappresentazione eh, brutale, ma falsamente artistica che ho realizzato io, eh, immaginavano un mondo piatto. Strano però, nel senso che c'era un enorme oceano infinito, il dio Nammu, e poi la Terra e il cielo erano divisi fra due divinità, fisicamente divisi fra due divinità, almeno per la maggior parte degli, degli studiosi che parlano eh, della cosmologia sumera, ritengono che eh, i sumeri credessero che fossero fisicamente gli dèi, che noi camminassimo sugli dei. Um, ma poi c'era anche Abzu, che era l'oceano che circondava uh, le terre emerse, uh, Kuru era l'inferno, Enki è una delle quattro divinità che rappresentavano le forze uh, dell'energia, aria, acqua, terra e fuoco, ma in realtà ce n'erano molte. Tantissimi altri dei, ognuno faceva una piccola parte di questo mondo che potrebbe essere definito una specie di polipanteismo, non so come altro definirlo. Cioè tutto era, di, era una, divinità, una divinità, tantissime divinità tutte insieme, eh, con una complessità che il Silmarillion del Signore degli Anelli è un libro di bambini, okay? Per bambini. Eh, di fatto se c'è una cosa che potrebbe descrivere la forma della Terra secondo i Sumeri è una biglia da spiaggia. La terra è all'interno e c'è questa conchiglia, gusci, che in qualche modo racchiudono il mondo in cui vive l'umanità. Fa, fa sorridere, ma in realtà è, è abbastanza pertinente. Dai Sumeri prendiamo un altro esempio, eh, che è quello dell'ebraismo. Non è un caso e sono fortemente collegati. Sono collegati perché il patriarca Abramo, che è il patriarca del, più importante dell'ebraismo, dell era sumero, veniva da Ur. Eh, il nome Abraham e il nome di suo padre Tirù sono parole di origine eh, sumera. Eh, Abram vuol dire il padre, mh, padre lodevole mi sembra, eh, Tirù è invece il sacerdote veggente. Nell'ebraismo le modifiche non sono tantissime rispetto alle credenze sumere. Eh, nel senso che la, la terra è più o meno simile, lo la stessa principio, con questa, questo guscio che racchiude eh, il mondo conosciuto. Ci sono però i serbatoi della pioggia, che possono contenere tanta acqua da sommergere interamente le terre emerse. Eh, e eh, la grande differenza, a parte il cambio di nome da Kura a Sheol, eh, che è il regno dei morti, eh, sono le colonne che sorreggono la terra, perché forse qualcuno si è chiesto come fa a galleggiare nel vuoto. Eh, di fatto è ancora sempre la biglia da spiaggia. Se ci muoviamo ancora verso i faraoni, quindi andiamo verso l'Egitto, e eh, qui appunto l'ho detto, eh, ovviamente stiamo parlando di un periodo specifico perché l'Egitto ha variato moltissime visioni della cosmologia, eh, qui si parla del nuovo regno, eh, ormai le piramidi non le costruisce più nessuno, l'ultima piramide di, eh, di poco prima del 1520 Cristo. Um, cambia poco. Alla fine c'è sempre eh, il Duat, che è il regno dei morti, eh, governato da Osiride che una volta che è stato ucciso poi è resuscitato ma comunque ha mantenuto la responsabilità della gestione del posto, eh, di fatto è ancora fatto più o meno come lo immaginavano eh, gli ebrei e i sumeri. Quindi siamo ancora a immaginarci una terra piatta fino al 1000 a.C. Uh, una peculiarità uh, che non ho citato dell'ebraismo è il fatto che l'ebraismo è una religione antica, ma è stata trascritta solo recentemente, quindi tutto quello che noi sappiamo delle loro conoscenze sono più recenti di quello che eh, sono. In realtà, bisogna capire come sono state tramandate e cosa si potrebbe essere perso nel frattempo. Um, però, in Egitto succede una cosa: è la cosa molto importante che a un certo punto della storia dell'Egitto, noi dell'Egitto conosciamo tantissimo una regina, in particolare Cleopatra, Cleopatra non è egizia. Cleopatra è una regina dell'Egitto, ma è di origine tolemaica, cioè greca. Infatti, quello che succede nel 332 a.C. arriva Alessandro Magno e inizia un periodo in cui i greci hanno una presenza rilevante in, in Egitto, poi arriveranno i romani e poi, eccetera. Questo cambia tantissimo le cose, perché i greci sono quelli che fanno veramente la differenza nella scoperta della forma della terra. Quello che succede, noi trasferiamoci in, finalmente in, in Grecia, eh, Talete, di, di Talete noi sappiamo, tra il primo filosofo eh, che si studia dell'ellenismo, eh, Talete era convinto che la terra fosse piatta, di lui lo sappiamo, eh, perché ne parla. Dopo Talete, eh, parlando dei suoi discepoli, diciamo dei suoi studenti, Anassimandro era uno che ha cominciato a farsi delle domande, a differenza degli altri che dava delle spiegazioni. Eh, spirituali alla necessità della forma della Terra, Anassimandro si fa delle domande e cerca di spiegarsi come sia la forma del nel nostro pianeta. E in qualche modo sbaglia clamorosamente, perché gli solo immagina a forma di cilindro. In realtà più lungo di così. Eh, L'umanità vive su un lato piatto del cilindro, eh, immagina anche questa lastra di metallo tutta forata, e oltre al quale si trovano le fiamme da cui arrivano le stelle. Eh, diciamo che aveva tutta una sua idea strana, eh, però almeno ci prova. A me l'unica cosa che ricordo è il pastaicetonato, sono stato in Portogallo varie volte e mi ricorda questo dolce buonissimo. Che se vi capita, provate. Non, non so se, a volte mi viene in mente Anassimandro quando lo mangio, ma comunque è buonissimo. Eh, il grande cambiamento arriva con Pitagora: lo sappiamo da diverse fonti. Pitagora è, il primo, è uno dei primi non il primo, a cominciare a parlare della forma sferica della Terra. Il problema, ovviamente, è che per un greco la forma sferica non è un geoide. La fotosferica è una sfera perfetta che, che grazie alla sua, equi, eh, alla sua forma perfetta, galleggia nell'equilibrio dell'universo eh, grazie alla sua forma, eccetera. Tutta una serie di delirio filosofico che oggi non avrebbe una spiegazione sensata, ma per, per loro doveva essere per forza così. Eh, faccio una parentesi, la rappresentazione che ho fatto qui è blasfema, non ha niente a che vedere come la immagina potesse immaginare la Pitagora, perché qua si vedono i continenti che allora <ride> non erano nemmeno conosciuti completamente. Eh, però è soltanto dare l'idea che ormai si immaginasse la Terra, la terra ehm, sferica. Dopo Pitagora ne sono arrivati altri. Eh, per esempio Platone nel Fedone eh, cita clamorosamente la forma della Terra, eh, lui l'attribuisce a Socrate, eh, ma sappiamo anche che lo stesso Aristotele eh, aveva delle idee molto chiare, tanto che di Aristotele sappiamo eh, che aveva capito che una prova inconfutabile della forma della Terra è eh, l'eclissi lunare. Perché in qualsiasi momento noi vediamo un'eclissi lunare è sempre coperta da una, da una forma tonda. E quindi significa che quest'ombra che viene proiettata sulla Luna, se in tutte le posizioni in cui può essere la Terra, è sempre tonda, vuol dire che la forma dell'ombra è tonda. Um, ovviamente questo non significa che il terapeutismo non possa confutare questa teoria, ma è un altro discorso. Di Eratostene, Eratostene, eh, eh, vive in Egitto. Di Alessandria, eh, viene sempre detto che lui è quello che ha dimostrato la forma della Terra. Ora qui c'è un problema. Eratostene non ha dimostrato niente, lo sapevano prima. Lui ha fatto un calcolo, ha semplicemente premesso che per lui la Terra era una sfera, ne ha voluto calcolare le dimensioni. La sua idea è geniale. Stabilendo che la luce del Sole arrivi sempre, cioè, diciamo, ehm, sempre parallela a ehm, fino sulla Terra, tutti i raggi del Sole sono sempre paralleli, perché è una fonte molto lontana, i greci avevano capito che il Sole era molto lontano, e quindi lui dice, se arrivano sempre paralleli, allora io che cosa faccio? Mando in giro per tutti i eh, nomi, i nomi sono le circoscrizioni eh, regionali del, dell'Egitto antico, eh, prendo le persone del fisco e dico a ciascuno di loro, in un giorno esatto, a mezzogiorno, in realtà in un'ora specifica ehm, che era quella in cui il Sole era il più alto possibile, di misurare l'angolazione dell'ombra. Lui è a Siena, a Siena arriva perfettamente verticale, a questo punto calcolando l'inclinazione dell'ombra di tutti gli altri posti, sapendo la distanza che c'è tra i due posti, io allora posso calcolare l'intera forma della circonferenza, perché conosco l'arco e conoscendo l'arco, cioè moltiplicandolo per riempire i 360 gradi della circonferenza, eh, io arrivo a sapere eh, quanto grande è la Terra. Con questo sistema l'ancolazione che trova dei 5.000 stadi tra Alessandria e Siena è 7,2, moltiplica i 5.000 stadi, che sono circa 850 km per eh, 50 volte circa, il risultato. È 250.000 stadi, ha sbagliato del 6%. Mirabile, veramente mirabile. Tuttavia questo sistema viene utilizzato dai terapeutisti per calcolare la distanza del Sole, che per loro non è lontanissimo. Quindi non ha dimostrato la forma della Terra, ha messo in piedi una formula matematica per calcolare se la Terra è tonda, sferica, eh, quanto, quanto grande è. Ovviamente Eratostene era tostene era... Convinto che la Terra fosse una sfera al centro dell'universo. Tolomeo. Tolomeo è l'altro personaggio, Claudio Tolomeo, eh, anche lui di Alessandria, che viene preso in considerazione per citare eh, questo eh, pensiero dell'antichità della forma piatta della Terra. Tolomeo era convintissimo della sfericità della Terra. Era talmente convinto della sfericità della Terra che di lui abbiamo l'Almagesto, in cui questa è una rappresentazione dei contenuti descritti nell'Almagesto, in cui si vede chiaramente la sfera armillare con la, con la terra tonda, la sferica, e, eh, ma soprattutto, il vero capolavoro, è il Geografia, che è un testo che noi abbiamo perso eh, per eh, un migliaio di anni, lo abbiamo recuperato grazie agli arabi. Ed è il testo con cui Tolomeo cercava di un sistema per rappresentare una forma a palla su una carta. Era molto semplice, voleva rappresentare una cartina geografica, ma per farlo non era semplicissimo, perché bisognava tra traslare le forme sulla palla in una forma piatta. E quindi lui fa vari esperimenti, dà delle soluzioni per cercare di fare questa traslazione che oggi facciamo molto facilmente, ma allora doveva essere particolarmente complesso. Una nota importantissima, e l'ho citata, noi abbiamo queste conoscenze grazie agli arabi. Questo perché un po' si dice gli arabi stupidi, stupidi, stupidi. Eh, gli arabi sono tra le tante cose che ci hanno lasciato, sono una serie di informazioni cruciali della nostra conoscenza scientifica di Tra virgolette, scientifica la scienza nasce dopo, eh, però è una forma di eh, conoscenza che noi abbiamo ritrovato solo. La, la geografia esiste solo perché gli arabi lo hanno trascritto, altrimenti non ce l'avremmo più. E invece dell'Almagesto ne esiste una copia che abbiamo ricevuto dal, dal, da in, in arabo, ma ne esistono anche altre versioni, tra cui una in greco. Appunto, per Tolomeo, è una sfera al centro dell'universo e questa è la grande differenza di Tolomeo, che poi si, eh, se, si contrapporrà a Copernico. A questo punto arriviamo al Medioevo. E quale periodo storico è il miglior rappresentante dei secoli bui? Nel Medioevo, eh, no, questi sono gli influencer del Medioevo. Noi avevamo Aristotele, Galeno, Tolomeo, quello che dicevano loro era legge. Siccome però abbiamo appena visto che tanto Aristotele quanto Tolomeo dicevano che la terra era una sfera, evidentemente nel Medioevo le persone dic diciamo che si occupavano di conoscenza non potevano che pensare che fosse una sfera. Qui si apre una parentesi, ovviamente, è il problema della cultura storica, eh, del, del periodo storico, ehm, lo vedremo anche un pochino più avanti. Eh, non possiamo sapere che cosa ne pensassero tutte le persone del, de che vivevano allora, perché noi della maggior parte delle persone non abbiamo la minima conoscenza. Noi possiamo sapere soltanto coloro che avevano a che fare con la cultura, perché in qualche modo lasciavano qualcosa di scritto. Quindi lì ci possiamo fermare. Eh, però noi sappiamo che tendenzialmente nel Medioevo coloro che avevano accesso alla cultura, in qualche modo si basavano su quello. C'è qualche eccezione. Eh, una eccezione in particolare c'era Lattanzio. Ma in particolare Cosma indicò Pleuste che immaginava che la Terra fosse a forma di tabernacolo. Per ragioni ancora difficilmente spiegabili, perché riuscire a farci stare un mondo lì dentro non è semplicissimo, non è nemmeno una forma tanto ovvia, però eh, lui la immaginava così, ma gran parte delle persone se la immaginava perfettamente sferica. Un'altra peculiarità del Medioevo è il fatto che i monaci avevano l'ossessione di copiare i libri. Questa banalità del copiare i libri era una roba, un, un libro oggi allora poteva costare come un'automobile oggi, era una roba di valore infinito. E quindi questo, questo lavoro che incessante che i monaci facevano ha permesso di creare delle biblioteche di sapere di valore inestimabile. Ma poi... Quello che è successo è che le conoscenze dei monaci sono state trasferite alle università e le università sono il primo grande passaggio culturale in cui la conoscenza veniva traslata attraverso una forma che poteva raggiungere tutti. Se c'è una cosa che è nata nel Medioevo sono le università. Quindi quando qualcuno vi dice i secoli bui, forse bisognerebbe, c'è cioè chi, chi è molto più bravo di me nel dirlo, perché eh, se si parla con Alessandro Barbero, lui lo dice molto meglio di me, essendo medievista. Um, però quando si parla dei secoli bui bisogna ricordarsi che è grazie grazie ai secoli bui, se oggi abbiamo un sacco di conoscenze. Um, un altro particolare, poi, è la reductio unum. La reductio unum. Cioè, eh, nel Medioevo c'è un fatto importante che forse permette di interpretare questa idea dei secoli bui, che la conoscenza, in realtà, serve a poco. C'è soltanto una cosa che conta nel Medioevo, a livello approssimativo, e quella cosa è l'anima. Tutto il resto è secondario. Quello che a me interessa è il destino della mia anima. Le altre informazioni possono essere interessanti, ai monno ci interessavano tantissimo, ma in qualche modo sono di più. Quello che è importante è il destino della mia anima. Allora mi preoccupo di pagare per avere accesso alla, al, a, a pulire la mia anima, e allora faccio un sacco di riti, pago per costruire delle chiese più grandi, eccetera, eccetera. Tuttavia, restano, resta molto in dubbio l'idea che fossero secoli bui. Uh, per parlare di questo concetto dei secoli bui, bisogna fare un piccolo salto in avanti, poi torneremo uh, brevemente indietro. Questo piccolo salto in avanti è questo momento storico, alla fine ormai del Medioevo, appena finito il Medioevo. Questo è Cristoforo Colombo che sta parlando coi dotti di Salamanca. Quando si parla di questo episodio storico specifico, chi se lo ricorda se lo ricorda come Spesso i dotti di Salamanca sono quelli che dicono a Colombo, perché pagati dalla regina, tu sei pazzo perché vuoi prendere le tue navi e cercare di raggiungere l'Asia dall'altra parte, ma siccome la terra è piatta cadrai nel vuoto e morirai. Questa cosa non è mai successa. Mai proprio, ma neanche lontanamente. Come abbiamo visto, i doti di Salamanca non potevano che fare riferimento con le informazioni che avevano. Ma le informazioni che avevano, lo abbiamo appena notato, um, erano che la Terra fosse sferica. Quindi questa storia da dove viene? E questa storia è interessante. Un po' perché è un contributo di tante persone. E uno dei primi a dire che il Medioevo erano i secoli bui era Petrarca. <ride> Dopo Petrarca, però, si è continuato, in particolare arrivando fino al XIX secolo, quando un personaggio che si chiama Washington Irwin, che è l'autore del mistero di Sleepy Hollow, decise di scrivere una biografia di Cristoforo Colombo e in quella biografia lui racconta. Come se fosse un romanzo, il dialogo tra Cristoforo Colombo e i dotti di Salamanca. Però, siccome lui è completamente preda al pregiudizio sul fatto che Cristoforo Colombo fosse una divinità e i dotti di Salamanca delle bestie, perché venivano dai secoli bui, estremizza questa sua idea nel raccontare la storia come se fosse un dialogo surreale. E allora i dotti di Salamanca si riuniscono stupiti di fronte a questo personaggio che vuole ehm, fare un viaggio che gli, lo porter, gli porterà, a, cioè, porterà le navi a cadere oltre il bordo della terra. È una bufala catastrofica ed è interessante perché un, l'unica cosa che c'è di vero in questa storia è che i dotti di Salamanca avevano totalmente ragione Eratostene non aveva sbagliato i calcoli, loro sapevano quanto era grande la Terra e gli stavano dicendo: Pazzo, se tu vuoi raggiungere l'Asia con le risorse che ti stiamo dando, andrai a morire. Noi non sappiamo che cosa c'è in mezzo, per noi è tutto oceano e quindi tu morirai. E avevano ragione. L'unica cosa che ha salvato Cristoforo Colombo è il suo fortuna e ha trovato un continente in mezzo che non si sapeva ci fosse. Altrimenti Cristoforo Colombo non ce lo ricorderemmo. Ecco. Poi qualcuno cita Galileo. Galileo è proprio lo sproposito capolavoro, eh, perché eh, se si può dire qualcosa di eh, Copernico, Copernico parlava appunto del, del fatto che l'universo fosse eliocentrico cioè che non fosse la Terra al centro dell'universo ma il Sole. Errore, ma comunque già un miglioramento della, della comprensione del, dell'universo. Um, C'è cioè una grande differenza tra Tolomeo e, um, e Galileo, è la sagacia con cui bisogna troccare certi argomenti. Tolome, Tolome, eh, Copernico ne parlava con serenità, e lui diceva dei fatti e li raccontava per quello che aveva scoperto. Caliglio ci inseriva e farciva un sacco di critiche e eh, battute sarcastiche alle, eh, sostanzialmente al governo dello Stato pontificio che non gradiva questo suo atteggiamento eh, sprezzante e in qualche modo dopo vari tentativi di dirgli stai andando forte fuori dalla tua seminato, eh, non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, sono intervenuti duramente. Gli è andata particolarmente bene perché comunque di lui eh, si racconta sempre del supplizio che ha subito perché è stato messo a processo, eh, però Giordano Bruno è stato bruciato a Rogo, lui pochi decenni dopo, alla fine della fiera, si è salvato con una vita privata un po' più mesta e il fatto che sua figlia fosse condannata a recitarle preghiere per lui tutti i giorni, che è una cosa ancora più affascinante, il fatto che poi fosse la figlia a pagare, non lui, ma questo è un'altra un epoca e, e, e non, non entreremo nel merito. Di lui c'è da dire un'altra un chicca ed è l'Epur si muove. Eh, perché non è vera, non l'ha mai detta eh, è nata nel 1700 eh, lui giustamente quando lo hanno, lo hanno castigato è stato zitto e ha fatto, vabbè, eh, chi si è visto si è visto eh, eh, va bene così, tanto mia figlia dirà le preghiere però nel frattempo arriviamo in un momento importante ora siamo alla fine della fase storica eh, di terapeutismo come vedete praticamente non se ne parla da secoli da tantissimi secoli, quasi di millenni praticamente Uh, ma arriviamo all'Ottocento e l'Ottocento ha delle peculiarità. Ha delle peculiarità perché innanzitutto è arrivato il progresso tecnologico ed è un salto enorme. La rivoluzione industriale cambia radicalmente la vita delle persone, nel bene ma soprattutto nel male. Nel senso che molte persone subiscono gli effetti della rivoluzione industriale. Questo è importante non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista sociologico, cioè le persone sentono il peso della tecnologia, la maggior parte delle persone devono andare a lavorare in fabbrica, il mondo si sposta e cambia radicalmente le sue abitudini. E poi arriva in Europa la Restaurazione, è caduto Napoleone, eh, e quindi si cerca di riportare tutto a prima della Rivoluzione francese, che è stato un momento importantissimo della nostra società. Intanto, appunto, proprio per via della, della rivoluzione industriale, eh, il, la rivoluzione industriale porta anche il progresso scientifico, le scoperte, l'analisi, il cominciare a con voler conoscere il mondo, l'Ottocento è un'epoca di fervore, di conoscenze. Um, e, e, Mirari Vox e Quanta Cura sono... Um, dichiarazioni papali particolarmente aggressive verso il progresso tecnologico come se fosse una grande dannazione il male il Satana che vuole in qualche modo distrarre gli uomini dall'importanza della fede. Questo fenomeno che noi viviamo e vediamo nel cattolicesimo si riflette anche sulle altre religioni. In America in particolare nasce, un, eh, in realtà anche nel Regno Unito, un revival religioso potentissimo che non soltanto eh, influenza il protestantesimo, ma fa partire un sacco di nuove religioni. Questo in particolare è raffigurato è il momento in cui eh, Joseph Smith... Fondatore dei Mormoni, incontra l'Angelo Moroni che gli consegna delle tavole d'oro su cui ci sono scritte le eh, sue visioni. Ehm, in questo momento, mo l'Angelo Moroni trasmette delle conoscenze che sottolineano un punto importante: quanto la scienza sia il male. Allora, la scienza non era la consapevolezza a 360 gradi, era Darwin in particolare il vero nemico della fede, eh, ma in generale, tutta questa. Ossessione si trasmette all'intera scienza. Questo è un momento in cui si, diciamo che cominciano a formarsi delle grandi bolle tra chi sostiene la scienza, il progresso scientifico e chi in qualche modo tende a, dif a difendere la fede contro i danni della scienza che distrugge le credenze religiose, Tornando a un accenno che ho fatto prima: è importante dire che l'Ottocento è già oltre un momento importante. La rivoluzione francese in qualche modo viene utilizzata come spartiacque, anche se è eccessivo perché qualcosa è successo anche prima, tra la storia antica e la storia moderna. Nella storia antica, come dicevo, eh, noi non sappiamo cosa pensassero le persone e noi sappiamo cosa... A pensassero quelli che lasciavano cultura, nella storia contemporanea, moderna e contemporanea, noi cominciamo a poter sapere che cosa dicono le persone, che cosa le, tutte le persone, un po' perché si diffonde l'alfabetizzazione e un po' perché diventa interessante sapere a cosa fanno le persone. Eh, tanto che un, mi, mi ha colpito moltissimo un discorso di, di Barbero che parla eh, della vita comune e racconta la vita comune dell'Ottocento, noi ne sappiamo tantissimo della vita comune dell'Ottocento, non sappiamo quasi niente delle persone che vivevano le campagne nel Medioevo, noi sappiamo soltanto come funzionava il Medioevo, ma non abbiamo la minima idea di cosa volesse dire vivere nel Medioevo per una persona comune. Questo passaggio è cruciale nell'analisi del contesto storico per quanto riguarda il terapettismo. A questo punto, noi possiamo sapere cosa ne, pensa cosa ne pensano le singole persone della uh, cosmologia. E arriviamo a quello che è il terapettismo storico. Vi ricordo, però, siamo ancora nell'Ottocento. A metà dell'Ottocento, una persona in particolare, un inglese, si chiama Samuel Burley Robotham. Robotham è un ex luddista. Non è un caso, abbiamo accettato la rivoluzione industriale. I luddisti erano eh, un gruppo di persone che in qualche modo, anche se sono stati romanzati, osteggiavano lo sviluppo industriale. Loro, in realtà, a dire il vero, non osteggiavano la rivoluzione, la rivoluzione industriale, loro osteggiavano il fatto che i padroni delle fabbriche licenziassero le persone, comprassero le macchine e chi si era visto si era visto. E dicevano: No, eh, cioè bisogna dare delle tutele alle persone che lavorano nelle fabbriche. Eh, quindi non avevano tutti i torti. <ride> Tuttavia. Uh, lui non si è convinto tantissimo con l'uddismo non era abbastanza radicale e nel 1849 pubblica un libretto di 16 pagine che poi comincia a espandere sempre di più che è il suo Earth is not a globe la Terra non è una sfera um, è rivoluzionario per l'epoca <ride> uh, perché questo libello in qualche modo porta le prove Robotham ha fatto degli esperimenti degli esperimenti che dimostrano la forma della Terra gli esperimenti sono anche abbastanza evoluti e geniali, eh, per esempio uno banale che si vede qua, lui prende un, una superficie d'acqua di 6, 6 miglia, circa 10 km e se lui dice se io riesco a vedere qualcosa che si trova a 10 km eh, c'è qualcosa che non va, perché se la Terra è, 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 è sferica e questa sfera è grande più o meno 12.000 km di diametro, io non dovrei vederla, una, una dovrebbe sparire almeno in parte sotto la curvatura dell'acqua. Se l'acqua non curva, la Terra è piatta. Ci arriviamo. <ride> Però lui disegna anche una forma del, della Terra, la sua idea della forma della Terra ed è la prima volta che finalmente appare... L'immagine di una terra completa con i continenti è vista dal punto di vista di un terapeutista, perché ovviamente tutte quelle che sono antichissime non erano assolutamente confrontabili a quelle di oggi. E in qualche modo, questa è una sua rappresentazione rimessa, messa in tre dimensioni, ma è l'immagine di Robotam. Questa è la sua rappresentazione di come secondo lui dovrebbe essere la terra. È fantastico perché eh, eh, W è acqua e L è land, cioè sarebbe terra e acqua, butter e land. Eh, e così si vedono l'America, l'Europa, l'Africa, eccetera. Questa è una frase autentica di Robotham, lui diceva l'astronomia moderna o newtoniana, l'astronomia newtoniana, eh, è già fantastico, è una fonte prolifica di irreligiosità religi e ateismo dei quali i suoi difensori sono sostenitori. Questo è un testo scritto sul Zetetic Astronomy che sostanzialmente è questo libello nella sua versione definitiva, il libro eh, vero e proprio di Robotham. L'esperimento dell'Old Bedford River, è quello che citavo, è quello che contraddistingue la partenza del fenomeno del trepettismo moderno, cioè questo lungo canale lungo 10 km. Eh, è in pratica sostanzialmente se io prendo la mia barchetta e metto, eh, metto una barchetta in fondo a 10 km di distanza, se non, la ve, se non la vedo la Terra è, è sferica. Se io la vedo eh, vuol dire che è piatta. L'esperimento effettivamente funziona. Quindi uno dovrebbe dire diamine, allora è piatta. No. Il motivo è che Robotham di ottica non capiva assolutamente niente e soprattutto di rifrazione e noi non viviamo nel vuoto. Per capire questa cosa ci vuole un esperto di ottica e sostanzialmente bisogna considerare un sacco di fattori ma soprattutto che la misurazione non deve essere fatta vicino al suolo deve essere fatta a un'altezza maggiore, ma spiegarlo non è semplicissimo. Non è semplicissimo tanto che c'è una storiella riferita a questa dimostrazione che ha un, anche qualche lato scuro e che si collega a Darwin. In particolare, Alfred Russell Wallace trova su un articolo di giornale nel 1870, 1870, trova un articolo di giornale che, eh, di una persona che dice offro 500 sterline a una persona che dimostra che eh, la Terra sia sferica. E lui dice: Lui è non soltanto un ex agremensore, cioè una persona che sapeva usare il teodolite, sapeva misurare eh, la ter il terreno. Era anche la persona che ha contribuito a lavorare con Darwin sull'origine della specie. Era particolarmente competente dell'argomento. E lui dice: Vabbè, ma è un gioco da ragazzi. Ho praticamente vinto 500 sterline. Questo è un gravissimo errore che una persona di scienza può fare nel sottovalutare la comunicazione. Perché non basta la conoscenza per convincere le persone. Quindi lui risponde all'articolo e scopre che dietro c'è questo John Stevens eh, Hamden, uno sbarellato allucinante che ha il problema di essere particolarmente aggressivo e molto accalorato. Si mettono d'accordo, si trovano all'Albert for River e eh, fanno la misurazione. Ma Alfred Russell Wallace si presenta con tutta la tecnologia necessaria che non è quella di oggi, ovviamente è un po' più rudimentale. A sostenere Amden invece c'è un certo William Carpenter che riaffronteremo più avanti. Si mettono lì, fanno le misurazioni. Alfred eh, eh, Russell Wallace presenta anche il progetto per spiegargli come funziona. Perché io dico: no, noi partiamo da 10 km, in fondo c'è un ponticello e sul ponticello attacchiamo una bella striscia rossa. A metà a 5 km mettiamo un palo con due pallini. Se la misura della striscia rossa sul mio sistema finisce nel pallino sotto, allora significa che la terra è piatta. nel Palino sopra significa che è tonda. Eh, no, al contrario, scusate. Palino sopra è piatta e palino sotto è tonda. Hamden non è convintissimo. Mi sembra già una spiegazione complessa, ma c'è un di più. Che altro draser vuole si usa una tecnologia che allora era comodissima? Tuttavia l'immagine che mostra è questa è ancora più complessa per una persona che non ha la minima idea di che cosa stia dicendo eh, quello che ha davanti, che si dimostra il solito col sapere scientifico che dice le cose e non si capisce niente. E quindi inizia una battaglia che dura quasi vent'anni. Una battaglia di ricca di colpi di scena. Il vero capolavoro di Amden è questo: è una lettera che la moglie riceve con scritto: Se quel ladro di suo marito torna a casa con la testa sfondata, saprà perché, e firma con il suo nome. Quindi. La moglie di Amden va alla polizia. <ride> dice Amden ha scritto questa lettera a mio marito. Fortunatamente la polizia lo va a prendere, lo arresta, e quindi la storia finisce parzialmente lì. In realtà no, c'è ancora qualche strascico. Ma in qualche modo, evidentemente, Russell Wallace non ha convinto l'interlocutore, che era un terapeutista, ci arriviamo, okay. Carpenter. Intanto. La persona che aveva fatto da testimone ad Alfred Sal, a, 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 allo scontro fra Amden e Russell Wallace decide di migrare negli Stati Uniti, con tutte le sue esperienze e soprattutto con la bozza in testa di un libro che lui voleva scrivere, Le cento prove della terra piatta, eh, o che la terra non è tonda raggiunge Baltimora, eh, eh, comincia a scriverlo, le cento prove includono cose come questa, se fosse sferica le navi userebbero dei mappamondi per navigare, non delle carte nautiche, io non so se voi avete mai provato a usare un righello su <ride> un mappamondo, è difficilissimo, <ride> però è, è ovvio che eh, um, Carpenter non ha le competenze per poter affrontare l'argomento, semplicemente è una persona che parla di qualcosa che non sa. Nel frattempo però il suo libro... Colpisce una persona in particolare e quella persona si chiama John Alexander Dowie. È il fondatore di una società che si chiama Zion. Eh, Zion è, eh, lui è anche lui è scozzese, in realtà, è arrivato nel, eh, negli Stati Uniti nel 1888. Eh, lui fonda questo culto di fanatici che prendono la Bibbia alla lettera. Uh, sono proprio invasatissimi. Lui a un certo momento mette in piedi questa grandissima comunità e dopo pochi anni, in realtà la mette in piedi eh, all intorno al Novecento, dopo pochi anni si rende conto che questa gente gli porta un sacco di soldi e lui si dimentica completamente della sua idea originale e a un certo momento fa costruire questa bellissima villa di 25 camere. Vive in questo mondo sfarzosissimo, una specie di Sai Baba dell'inizio del dell Novecento. Del eh, e si dimentica della sua vocazione fino a quando non ha un ictus. Quest'ictus permette a un membro della, del culto eh, di, di prendere il controllo. Poi lui morirà. Daui morirà poco dopo ehm, e di organizzare la società di Zion secondo le sue idee. E le sue idee sono ancora più radicali di quelle di Dawi. Uh, non soltanto dal punto di vista politico, perché ci sono proprio dei corpi di polizia che girano con una Bibbia in tasca e un randello nell'altra per punire tutti quelli che non seguono le regole, e le regole includono anche che è vietato a fischiettare la domenica, um, ma soprattutto il modello uh, della terra piatta viene canonizzato da Voliva in una forma specifica che poi è quella che conosciamo oggi. E tra l'altro poi vedremo dove finisce questo modello, perché ha un successo strepitoso. Um, intanto nel Regno Unito i, su, i, diciamo, i seguaci di Robotham hanno fondato la, insieme a lui in realtà, la uh, Universal Zetetic Society Zetetic eh, è il metodo con cui um, Robotham eh, descrive il suo metodo per conoscere la realtà uh, e cercano di portare avanti il credo di Robotham eh, arrivando al capolavoro di Ulysses Morrow che dice la Terra non è piatta la Terra non è sferica, la Terra è concava questo però non, non l'ho approfondito, devo dire la verità. Ehm, è interessante perché il metodo zetetico in qualche modo si contrappone, eh, se, secondo Robotam, si contrappone a quello scientifico che in realtà è banale. Questa è una super semplificazione del metodo scientifico. Oggi sappiamo che è un pochino più complesso di così, ma sostanzialmente noi abbiamo un problema, formuliamo delle ipotesi, eh, dobbiamo arrivare a una deduzione del problema e poi fare una verifica sperimentale per controllare che sia così e cercare di falsificarla per vedere se, se regge la falsificazione. Eh, se è eh, giusto, ho ragione con la mia deduzione, se è sbagliato, ricomincio facendo una nuova ipotesi. E Robotan diceva, ma che scemenza! Io ho un problema, osservo la realtà e quello che vedo è la conclusione ignorando completamente che lui giustifica l'intera sua credenza in, in base a tutti i propri bias, quindi lui è completamente infiltrato in un sistema di pregiudizi per cui se vuoi dimostrare che la Terra è piatta cerchi le prove della Terra piatta, se vuoi dimostrare che è un quadrato cerchi le prove che è un quadrato, eccetera. E infatti quello che ottiene è esattamente quello. Lui ha un problema e cerca tutto il, con tutti i suoi preconcetti va a cercare tutte le prove che ci sono per dimostrare che è piatta, dimenticandosi che il suo sistema non è nemmeno coerente con se stesso. A questo punto succede qualcosa. Siamo, finisce l'epoca di Voliva eh, e arriviamo ai al, al primi grandi esperimenti tecnologici per andare oltre la superficie della Terra. Va bene, abbiamo già conosciuto il volo, però gli aerei non è che e le mongolfiere non vanno tanto in alto. Fino a un certo punto, perché nel 1935 il primo pallone sale a 22.000 metri. E 22.000 metri è una misura interessante. Già da questa immagine completamente ritoccata per inserire de le eh, descrizioni geografiche si intravede che c'è qualcosa che non va. È ovvio che se oggi le foto fatte dalla Stazione Spaziale Internazionale vengono definite come sono false perché l'obiettivo eh, curva l'immagine, figuriamoci cosa dicessero i terapettisti di allora. Però come vedete i primi terapettisti hanno un po' le sfere che girano. Okay? Ehm, in qualche modo cominciano ad arrivare delle prove. Tanto che, pochi anni dopo, finisce la seconda guerra mondiale. Gli americani acquisiscono i missili V2, li prendono, dico, questi missili sono bellissimi, io li mando in aria, ci faccio delle foto e fotografo la terra vista da fuori. Fanno esattamente quello e appaiono nel 1946 le prime foto della, del, del, diciamo del bordo eh, visto dalla, dal punto di vista della sfera, del, del limite eh, della sfera. E si vede che, eh, non è, che non è piatta, quindi, già ormai. Comincia a essere sempre difficile contestare le foto che arrivano. Eh, anche perché questa foto è a 160 km di altezza, che è già un grande successo. Questo però inizia anche in un momento in cui succedono tante cose. Ormai inizia la guerra fredda, inizia la sperimentazione atomica, ehm, ormai la corsa allo spazio esplode, come vedremo tra poco. A questo punto la gente parla d'altro. E quindi il terapiatismo perde lo smalto della religione perché le persone stanno guardando la corsa allo spazio, la paura della guerra atomica e tutto quello che accade a metà del XX secolo. Si parla di UFO nel XX secolo, la seconda metà del XX secolo, non si parla più di Terra piatta. E gli UFO non possono arrivare sulla Terra piatta, gli UFO non devono venire dallo spazio, e quindi ci sono altri pianeti, ci sono altri universi, non possono essere dipinti sulla sfera celeste. Intanto però la società della terra piatta ci prova lo stesso e continua ad andare avanti gestita da un tipo che si chiama Samuel Shenton che ha un'idea geniale, lui dice ma se la terra è una sfera e gira vorticosamente, io prendo un pallone, lo mando in, in, in alto, in alto, in alto, in alto, la terra gira sotto, lo faccio scendere, 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 io posso fare un corriere, faccio partire la merce, la faccio salire col pallone, intanto calcolo i tempi, faccio scendere il pallone, il pallone arriva dove deve arrivare e io faccio i soldi, siccome questa roba non funziona, eh, non funziona, allora la terra è piatta. Eh, a, a, a sua discolpa c'è da dire che l'aveva teorizzato da adolescente. Eh, tuttavia la sua teoria, è continua continua a sostenerle. Eh, eh, nel frattempo, però, le succedono un sacco di cose: i russi lan lanciano in orbita lo Sputnik. Eh, Gagarin, il primo uomo in, in orbita nel 61, Shepard, il primo americano in, in orbita, poi la Voskot porta tre persone, poi l'orbiter eh, fa, fa la foto della Terra dalla, con, con la, la superficie della Luna. Nel 69 sbarchiamo. Lui ha una valanga di infarti. Non so se sono correlati con, la sua, con la sua, col subire l'esplorazione spaziale. Tuttavia c'è un un dettaglio è un dettaglio interessante quando l'uomo sbarca sulla luna lui esprime un su il suo parere e il suo parere è è tutta una montatura questa cosa l'avrete sicuramente già sentita però non si tratta di kubrick secondo lui è arthur clark l'autore del 2001 insieme allo spazio secondo lui è una storia architettata da arthur clark per far credere che la terra sia tonda muore, non regge, non va tanto oltre la scoperta primo uomo su una luna e la società uh, della terapia finisce in mano a Charles Johnson che però si trova in un letamaio letteralmente perché ormai il numero di persone che fa parte del, del fenomeno del terapiatismo è completamente... Azzerato. Si parla di poche centinaia di persone che in qualche modo seguono ancora questo gruppo. Tanto che negli anni 90 è un deserto, letteralmente nel deserto del New Mexico eh, esiste il magazzino con le informazioni delle persone che si sono iscritte alla società americana, che prende fuoco, quindi perdono il, tutto il loro storico di persone, eh, non hanno più neanche i riferimenti dei soci. Eh, e nel frattempo, addirittura dagli anni 70, erano nati i primi troll. Eh, in questo caso si vede Leo Ferrari, è un uh, insegnante di, uh, canadese di filosofia che utilizza il terapeattismo per fare, eh, ragionamenti ai suoi fa fare ragionamenti filosofici ai suoi studenti. Però pubblica un sacco di video in cui prende in giro involontariamente o volontariamente i terapeattisti eh, e crea dei contenuti che poi diventano quasi leggendari. Uh, Johnson non gradisce e tenta di fargli anche causa, uh, ma all'epoca uh, di Johnson, quando ormai poi manca anche lui, il terapeutismo sostanzialmente, oltre a essere formati da pochissimi fondamentalisti, persone ignoranti nel senso non dispregiativo del termine, cioè persone che non sanno, e da uh, credenti, uh, che siano credenti religiosi o credenti nel uh, mh, mondo di qualsiasi cosa paranormale non è tanto rilevante. Eh, si formano però masse gigantesche di troll, che siano quelli che vanno lì a prendere in giro le persone, quelli che si fingono trepettisti e quelli che invece producono contenuti comici per prendere in giro il trepettismo. Quello che manca negli anni 90, però, è una piattaforma in grado di diffondere questi contenuti. Cioè esiste internet, è nato in quegli anni in Italia è arrivato tra il 94 e il 95, per rendere idea prima c'erano le BBS, eh, ma in, in quell'epoca era difficile condividere contenuti e quindi restava comunque un argomento di grande nicchia. Una nota importante che c'è da fare, che riguarda i troll, è il fatto che però i troll, se hanno il giusto strumento, sono potentissimi, perché parlare di un argomento aumenta la sua notorietà. Più persone ne parlano, che se ne parli bene o che se ne parli male, basta che se ne parli, aumentano il rumore su quell'argomento. In particolare, quando si parla di un argomento, parlarne male, cioè facendo sarcasmo, eh, soprattutto aggredendo le persone, lo polarizza. In qualche modo crea due fronti, quelli che ridono di questa, di questa denigrazione e quelli che in qualche modo sono empatici verso chi subisce l'aggressione. Il parlarne, questa polarizzazione incrementa il potenziale virale a cui manca lo strumento. Quando arriva lo strumento, la virilizzazione infetta molte altre persone. Negli anni 90 questo strumento non c'è ancora, ma arriva intorno al 2007. Nel 2007 arriva Facebook e poi a ruota. C'era già MySpace che però faceva altro, ma poi arrivano gli altri social network, che sono perfetti per condividere contenuti che si trovano polarizzati nelle bolle. Questo in particolare è il lavoro che avevo fatto nel 2018, cioè avevo fotografato la situazione del trapettismo diciamo nello scorso decennio eh, cercando di racchiuderlo eh, nei, nei vari ambiti in cui si diffondeva il trapettismo di allora, eh, cercando di capire quale fosse il confine tra trapettismo vero e eh, diffusione di troll sostanzialmente, cioè persone false. Eh, in particolare le community di siti web c'era il The Flutter Society, Eric Dubai che è un uh, produttore di contenuti fanaticissimo, oggi è un po' spento, si, è, si è dedica un pochino più alle eh, teorie eh, orientali, però comunque è ancora attivo. Andrew invece aveva scritto un libro interessante sul terapeutismo, cercava sempre di produrre i suoi contenuti, ma in generale noi sappiamo che i social network sono molto pieni di troll, questo perché ci vuole poco per fingersi terapeutista, ci vuole poco per andare a insultare qualcuno su Facebook o su Twitter. Twitter, eccetera, e quindi i social non sono un buon posto per andare a cercare le comunità dei trepettisti. Allo stesso modo, guardando che cosa veniva prodotto su YouTube in particolare, c'erano tantissime produzioni e qui si distinguono anche produzioni italiane in particolare quel Dino Tinelli che si vede lì, eh, fino a un anno fa continuava a produrre contenuti eh, lui ne ha prodotti tantissimi, era un venditore di piscine che ha deciso a un certo momento di dedicarsi alla, a parlare della forma della terra, ha prodotto una valanga di contenuti, eh, nell'ultimo periodo si è un po' spento diciamo, diciamo che dopo, dopo, durante, dopo la pandemia si è dedicato anche lui ad altro, lui è un pochino più sulle scie chimiche, sul 5G adesso si è un po' perso da quel lato lì ehm, però ha prodotto centinaia e centinaia di video molto 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 ben fatti da questo punto di vista, e eh, devo dire eh, per quanto dica un sacco di scemenze, però sa dire molto bene. Ehm Tomings invece è un altro che è completamente perso e Alexo invece è un, è un americano che aveva scritto una canzone in particolare con il testo che dice la nasa è particolarmente cattiva, è tutta una montatura, la sola ragione per cui esistono è per nascondere eh, eh, il nostro dio amorevole. Su YouTube già la quantità di contenuti eh, reali è maggiore anche solo per il fatto che richiede un sacco di tempo per lavorarli e tendenzialmente eh, molte persone non monetizzano e quelli che in particolare Dino Tinelli non monetizza i suoi contenuti che significa che lui non lucra direttamente dal lavoro che fa che è abbastanza interessante perché è un indicatore di maggiore autorevolezza da questo punto di vista tra virgolette ovviamente detto con uh, virgolette il vero posto dove però si trovano i trepettisti è nelle convention, che oggi si sono completamente perse, sono fenomeni molto rari, racc racchiudono 20-30 partecipanti al massimo. C'è sempre almeno un troll in mezzo che va a fare lo sbruffone per farsi filmare, mi ricordo Balbascura ma anche altri casi. Eh, questo era un caso del 2018 di uno un sociologo eh, inglese molto giovane che si è infiltrato facendo veramente il lavoro del sociologo, cioè lui non ha detto niente a nessuno, ha seguito tutta la conferenza, alla fine si è presentato raccontando il suo ruolo ma non ha criticato nessuno ha fatto un'indagine molto interessante che ha permesso in qualche modo di dare uno spaccato di quello che poteva essere il mondo del trepettismo del 2018. E poi infine, e quindi diciamo che nelle convention il, il mio fuffa troll index è abbastanza basso perché secondo me è abbastanza autorevole. E poi infine esiste un mondo di figure borderline che è quello che abbiamo conosciuto noi e arriviamo nella fase finale della conferenza. Cioè noi del trepettismo abbiamo visto i buffoni. Alcuni resi buffoni, altri secondo me buffoni, cioè nel senso persone che volevano apparire in televisione. Eh, in particolare mi ricordo Mike Hughes, che veniva, era quello che voleva fare il razzo per andare in orbita e dimostrare che la Terra era piatta andando in orbita. La peculiarità è che lui non aveva la minima, non gli fregava niente della forma della Terra, lui piaceva costruire razzi. In America è illegale costruire razzi se usi delle tecnologie convenzionali, quindi lui faceva razzi a vapore. Eh, è andata malissimo, è morto eh, facendo razzi a vapore, nel senso che una delle sue emergenze ha tantissime di emergenze, ma una delle sue emergenze è stata la definitiva eh, e quindi non è sopravvissuto al viaggio. Eh, in Italia le iene avevano intervistato Franco Candy e Giovanni Manfrin, sono due personaggi veramente borderline. Manfrin per me è una persona con problemi psichiatrici. Eh, credo, non sono, sono uno psichiatra, ma io credo che loro abbiano veramente spettacolarizzato una malattia. Eh, adesso la foto non è rappresentativa perché vabbè ho scelto un fotogramma che forse lo fa sembrare pazzo, però diciamo che non è proprio poverino, non è che sta benissimo. Uh, e, e anche Candy Delirava non era particolarmente sano. In questo caso qui è, è quello che abbiamo conosciuto noi del terapettismo è completamente irreale. C'è qualche personaggio vero, le iene avevano intervistato uh, Albino Galuppini. Uh, Albino Galuppini è un terapetista italiano convintissimo, laureato all'Università di Parma uh, in Scienze Naturali. E lui è veramente un sostenitore fervido del trapettismo, convinto anche che eh, il Medioevo non sia mai esistito: in realtà è un periodo storico inventato, secondo lui, eh, devo specificarlo. No. <ride> e che, al, 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 diciamo che nel primo millennio d.C. vivessero i giganti, tanto che è palese: a Milano le porte del Duomo sono gigantesche, quindi le abbiamo fatte grandi così per far passare i giganti. Questa dichiarazione me l'ha fatta davvero in presenza e l'ho sentita, quindi non posso, posso negarlo. l'ho sentita davvero. <ride> Vabbè, cioè mi ricordo erone, erone che costruiva le porte gigantesche che si aprivano da sole, allora lì i giganti erano altissimi. Però oggi siamo nel secondo decennio del, eh, del terzo decennio del, del XXI secolo um, e c'è ancora un altro cambiamento. Abbiamo superato la pandemia, ma l'esplorazione spaziale è tornata nel boom. È diventata ancora un tema e quindi in qualche modo ci riavviciniamo a quella situazione, da un certo punto di vista forse fortunatamente, che aveva già vissuto il XX secolo. Uh, poi vedremo qualche, qualche dato nel caso. Uh, I satelliti Starlink sono persino visibili a volte, non so se vi è mai capitato di vederli, è un, un crimine per chi fa osservazione dello spazio, ma sono affascinanti quando arriva un treno di satelliti che si muove con tutti i puntini eh, luminosi. Uh, sono incredibili. Um, Intanto il trapezzismo è diventato un fenomeno di costume. Voi siete qui, ma forse perché tutti parlano, hanno parlato per tanti anni di trapezzismo, ma il trapezzismo era un argomento insignificante nel decennio prima del 2017-2018. Um, quindi ne parlano tutti e ne parlano tutti perché fa un po' sorridere. Questo, questo però è, è un pochino più aggravato eh, perché le comunità sono infestate per lo più da troll oggi. Io sono tornato nelle comunità di terapeattisti anche per questa conferenza e devo dire di trovare l'ambiente veramente tossico in cui ci sono una valanga di persone che trattano i terapeattisti come animali, ma con battute veramente spregevoli, arroganti, e poi ci sono un sacco di terapeattisti finti, cioè persone che io so che sono finte, alcuni li conosco, alcuni sono persone che indagando si scopre che non sono, cioè, scrivono anche altrove, trovo i loro poste, quindi so che non, non sono trepettiste, ma vanno lì per fare i buffoni, eh, o come quelli che si vantano di avere la tessera per la, della società trepettista. Ecco, sono tantissimi, migliaia, che hanno incrementato la potenziale di comunicazione del trepettismo e continuano a parlarne. Le persone che prendono in giro gli altri sono gli stupidi che, che fanno... Che fanno cassa da risonanza. Anzi, c'è un dettaglio fantastico e secondo me il vero dettaglio è l'arrogante che arriva sul gruppo di trepettisti, spara a zero dando del cretino a tutti e in particolare si accanisce su qualcuno che in realtà è palesemente un troll che fa finta di essere trepettista e cominciano a litigare tra loro. Io lo trovo un monumento alla stupidità, ma anche affascinante. Ma poi eh, la cosa incredibile è che, comprensibile ma comunque disdicevole, è diventato un troppo per idiota. Il terapettista è il cretino, mentre invece è molto più complesso di così, perché dietro il terapettismo ci sono un sacco di cose che non abbiamo ancora affrontato, adesso ormai non manca tantissimo, spaventatevi, eh, però eh, affr affrontiamo e appunto eh, buttiamoci nella, nella discussione. Il prima cosa, il primo frame da considerare è il contesto religioso, una um, come I. Noi siamo abituati a giudicare la religione per esperienza, per chi non ha esperienza di religione, come quella che conosciamo di più, cioè il cattolicesimo, che è una religione molto diversa dalle altre, perché è piramidale. La maggior parte delle grandi religioni non sono piramidali. Eh, se prendiamo l'ebraismo, eh, l'islam e eh, il protestantesimo, non hanno una chiesa strutturata nella maggior parte dei casi come la nostra, cioè come la nostra è intesa come italiana, eh, io sono agnostico. Um, quindi ognuno fa per sé. Mi viene in mente, se il Papa dice una cosa, in qualche modo piano piano si diffonde, che è quello che in realtà è davvero successo, cioè è stato dato credito alla scienza. E peraltro c'è da dire che nella storia gli scienziati eh, di fede sono, tantiss sono stati tantissimi, ci cioè sono stati tantissimi casi di eh, preti, monaci che hanno fatto ricerca e hanno scoperto cose interessanti. Nel caso di, al di, di altre religioni è un pochino più difficile, anche loro hanno avuto persone che facevano ricerca, di contro hanno avuto anche persone come questo caso bellissimo con un Imam Saudita che prende uh, dell'acqua, uh, un bicchiere d'acqua che ha preso in aereo e cerca di spiegare come funziona la Terra e lui dice semplicemente che la Terra è, se è una sfera, tu sei qui sopra e poi la Terra gira e quando sei sotto cadi. Eh, ovvio. Eh, fa questo, ho fatto tutto un video per spiegare questa cosa. <ride> eh, tra l'altro, si innesca anche un concetto curioso, che riavverremo un pochino nella slide successiva, che è questo: quello del creazionismo della terra giovane, che è un problema filosofico. Ci arriviamo ora. Le persone hanno ciascuna un proprio frame. In realtà qui lo sto super semplificando. I nostri frame sono molto più complessi e ciascuno di noi ne ha tanti. Però il frame è, il, diciamo che è la finestra attraverso cui vediamo la realtà. Ciascuno di noi ha una, un background, una cultura, un'esperienza, dei pregiudizi che influenzano la nostra visione del mondo. Ovviamente ci sono quelli che sono molto portati alla visione scientifica e ci sono quelli che invece sono molto portati alla uh, visione molto più uh, spirituale, così come ci sono persone che sono più orientate al complotto. Tutti in realtà siamo suscettibili a complotti, pseudoscienze, eccetera. Tuttavia alcune persone sono più portate e predisposte di altre. In particolare, parlando della predisposizione della fede, io ho un frame molto rigido. Ora io vi faccio questa dichiarazione. Se io vi dico che il mondo è stato creato da Dio 5780 anni fa adesso, eh, con pietre, fossili, resti di ominidi, abbozzi di civiltà datati ma mai vissuti, cioè Dio crea il mondo e ci crea i fossili dentro, per cui a un certo punto del... del Dell'universo, il mondo viene creato e ha già tutto dentro, con i fossili vecchi. Cioè, se io cerco di misurarli, mi dà una data antica. Ma no, è stato creato da Dio così. Io come faccio a dimostrarlo? È impossibile. Cioè, filosoficamente, io se lo misuro, mi dà il risultato che, che è antico. Ma loro dicono, è eh certo, l'ha creato così, e, e allora decade tutto. No? Cioè, il, il frame è talmente distante dalla visione scientifica non posso farci niente, quindi dal punto di vista religioso se una persona decide che il proprio frame è superiore alla conoscenza scientifica non c'è proprio il dialogo, non c'è modo di convincere questa persona che la visione scientifica è superiore, posto che è complesso dirlo e non in tutti gli ambiti. Per, visto che stiamo parlando del, del frame, mi, vi metto all'interno del frame del trepiettismo, anche se non dovrei dedicarci molto tempo altrimenti eh, non finiamo più. La Terra Piatta non è, non è sub, questo discoide abbandonato nel, nello spazio, eh, non è una cupola che galleggia nel, con l'acqua la, che cade ai fianchi, non è una tartaruga con sopra la cosa, non è un cubo. È un disco con dei bordi di ghiaccio, che sarebbe l'Antartide, eh, parecchio alti, eh, che per rappresentare la gravità, nella maggior parte delle teorie, in particolare quella di Evoliva, è in continua accelerazione, per cui noi subiamo la gravità perché siamo in un corpo in continua accelerazione. Eh, la Terra e il Sole sono circa eh, 5.000 km sopra la Terra, che è pochissimo, è veramente una distanza insignificante, eh, e sono sfere molto piccole, molto vicine e molto piccole. Girano fra loro, perché Dio le fa girare in un moto particolare che serve a simulare le stagioni, secondo loro. Eh, e questo è più o meno una rappresentazione di quello che dovrebbe essere il, il, um, il, il mondo della terra piatta, è un pochino più grande, uh, eh, faccio questo esempio: a questo punto prendo: se questa è la Terra, cioè questi sono 12.000 km di, di, di diametro, la terra piatta è una pizza, più o meno come dimensione. Okay? Eh, questo lo uso perché spiego anche quali sono le, le, le distanze tra la Terra e la Luna, ma direi che possiamo soprassedere qui. Appunto qui appunto, me, ho messo un po' di misure per, per fare il confronto, ma direi che non è, mh, non siamo, andremo troppo lunghi. Però il modello di Voliva, cioè quello che vi ho appena presentato, fu, era, è stato canonizzato con talmente tanta decisione che è finita anche su Modern Mechanics, che a voi dice poco, ma è una testata estremamente importante dal punto di vista scientifico. Eh, e in qualche modo fu intervistato, gli fecero pubblicare il modello, glielo spiegò e lì utilizzò il principio di Eratostene per dimostrare la distanza del Sole. Eh, perché qui si vede proprio l'immagine, lì a sinistra in alto si vede eh, il calcolo che lui fa per calcolare la distanza del Sole, perché è una, una luce puntiforme vicina alla Terra e quindi si può calcolare l'inclinazione delle ombre e sapere quanto distante è il Sole. Però diciamo che lui sbagliava eh, perché il problema del Sole. Quando il Sole è lontanissimo, se si sposta non succede niente. Quando il Sole è molto vicino invece è un problema, perché se è molto vicino e continua a girare intorno alla Terra, se io sono lì sotto il Sole a una dimensione, quando poi si allontana e va molto 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 lontano, perché il Sole è una palla di 50 km, se va molto molto lontano a un certo punto dovrebbe diventare piccolo, piccolo, piccolo e non lo fa. E allora lì decade il sistema coerente del trapiattista e la spiegazione è Che l'atmosfera crea una rifrazione per cui il Sole è una lente che ingrandisce la dimensione del Sole quando si so allontana. Che più spessa è l'atmosfera, allora lì gli fa comodo. <ride> e in qualche modo dice che eh no, allora lì è la rifrazione dell'atmosfera che fa apparire come una lente il Sole più grande. Questo passaggio, che sembra stupido, è molto importante perché non è rilevante la spiegazione scientifica per dimostrare una teoria. Quando vuoi credere qualcosa, scarti quello che non è compatibile con la tua idea e prendi quello che è compatibile con la tua idea. La questione è che noi, in realtà, lo facciamo tutti. Nel piccolo, ovviamente, in, in altri ambiti ciascuno potrebbe farlo diversamente, ma siamo tutti suscettibili a filtrare le, le informazioni in base a questo concetto. Più è affine alle mie idee, più è autorevole. Beh, anche in questo caso, questa è un'analisi delle affermazioni di Eric Dubai eh, che, che tira fuori la prova dei satelliti eh, del uh, Kazakistan, ma lo soprasederei perché è lungo da spiegare. L'unico dato interessante è questo qui, questo è un grafico dei satelliti messi in orbita negli anni, anno per anno. Eh, come potete notare dal 2018, <ride> da, quando, da quando è uscita questa dichiarazione, il numero di satelliti è diventato esponenziale, ora allora siamo circa 17.000 oggetti lanciati nello spazio, mentre nel 2018 erano 8.400, eh, principalmente a causa di Starlink che ne hanno lanciati quasi 6.000. Um, Ora invece questo è qualche dato che, eh, mh, perché quando, quando hanno cominciato a studiare il fenomeno questo era particolarmente interessante, nella prima del 2018 è stata fatta una grande indagine di YouGov, Scientific American sostiene che l'indagine non sia stata fatta con tutti i canoni, diciamo, però da qualche dato interessante per capire la dimensione del fenomeno, eh, allora le persone che dichiaravano in questo sondaggio di credere che la Terra fosse piatta erano veramente tante rispetto a quelle che uno potrebbe immaginare, perché erano soltanto il 2% degli americani, ma stiamo parlando di 7 milioni di persone e tra l'altro c'è un dato ancora più interessante che è il secondo della linea che dice ho sempre pensato che la Terra fosse rotonda, ma fosse sferica ma solo recentemente ho cominciato a essere scettico è ed è due volte e mezzo più grande i dati sono da prendere con le pinze ma è credibile in Italia sono, erano adesso non so, più non so più stabilirlo, qualche decina di migliaia Quindi è un, è un, diciamo, come vedremo culturalmente siamo molto diversi dagli americani per esempio, per noi è molto difficile fare l'istruzione eh, a casa, in cui i genitori fanno da insegnanti ai figli. In America è un fenomeno molto più diffuso. Um, però c'è un pecul una peculiarità importante. La grande differenza che contraddistingue i trepettisti è la credenza religiosa, che è il principale driver del trepettismo. In realtà ci sono anche fazioni non religiose, che credono più che altro ai complotti e hanno bisogno di avere una giustificazione vedremo ma, ma altre ragioni, ma tendenzialmente la maggior parte dei therapeuti si basa sul, sulla credenza religiosa. E poi questo è un dato di, di Google Trends che fa vedere quali sono le ricerche fatte su Google eh, a livello mondiale su due eh, fenomeni a confronto, le scie chimiche e la terapia piatta. In blu la terapia piatta, come vedete, è non particolarmente rilevante per tanti anni, ma a un certo punto, intorno al 2015, esplode il fenomeno a livello mondiale. Poi tende a scendere, ma comunque rimane rilevante. Il fenomeno delle scie chimiche invece è un, uh, diciamo, un long seller, continua a funzionare ma poco, um, e ha diciamo, distribuzione territoriale diversa. Tuttavia, quel confronto italiano è più interessante, perché in realtà, dal punto di vista dell'esplosione mediatica, di terrepettismo se ne parla soltanto in relazione al lavoro che ha fatto le Iene poi tendenzialmente va a morire, ma questo secondo me è un buon indicatore di quanto tossico è il lavoro che fa la Iene. Perché fa queste cose qui, questi fenomeni in cui esplodono da stamina a tutti i casi deliranti che vengono tirati fuori dalla comunicazione mediatica, che esplodono, loro lo buttano per fare audience, questa è la prova di quanta audience possono fare, e poi i fenomeni muoiono, ma le persone intanto si mettono in testa le loro idee di un fenomeno completamente diverso da quello che è. Infine, a questo punto arriviamo alle conclusioni. E le conclusioni sono che, diciamo, cosa possiamo trarre da quello che abbiamo discusso stasera? Scusate, da quello che ho detto io stasera, poi magari se volete ne parliamo. <ride> um, cosa non è il terapeutismo? Non è un fenomeno recente. Abbiamo visto che quantomeno il terapeutismo moderno ha le radici a metà dell'Ottocento. Non è solo goliardia, non è formato solo da persone che prendono in giro. Eh, legge, se vi capitasse un libro di Abino Galuppini vi rendete conto che non è una persona che, che lo fa eh, perché prende in giro qualcuno, ci crede davvero ed è anche un fanatico della ricerca, continua a fare sperimentazione e ricerca sulle sue idee, quindi non è per niente uno che fa finta di essere un trappettista. E, e, è è e non è una persona ignorante, è una persona che si è laureata in scienze naturali. Eh, non è una credenza stupida, mm, mm, è importante però pensare che... Eh, noi tutti crediamo a cose strane io per esempio sono un nerd, gioco con i giochi di ruolo tiro dadi, i dadi ci sono quelli sfortunati e quelli sfortunati, questo è evidente no? quindi ognuno potrebbe avere le sue credenze eh, se voi alcune credenze religiose possono essere bislacche, eh, per esempio eh, mi è capitata una conferenza in cui parlavo delle dinamiche della disinformazione parlavo di eh, del fatto appunto che si prendesse in giro chi crede alle cose strane eh, e ho spiegato che per una persona non credente i miracoli possono essere buffi, credere nei miracoli può essere buffo, perché comunque richiede una forma di energia che non è spiegabile scientificamente e quindi in qualche modo può lasciare un po' il sospetto che si tratti di semplice superstizione, così come la credenza di fantasmi, eccetera. In quella conferenza, composta solo da ingegneri, ho detto la frase sbagliata. C'erano due grandi sostenitori dei miracoli di Giovanni Paolo II che non sapevo avesse fatto miracoli stupidamente perché l'hanno fatto santo, quindi ne ha fatti almeno due. Eh, e sono stato vessato durante la conferenza da queste due persone che, a cui ho toccato la loro credenza. E l'ho trovato affascinante, perché io ovviamente non giudico la loro credenza, ognuno crede, crede a quello che giustamente vuole credere. È il fatto che ovviamente i tre sono tutti stupidi, ma i miracoli di Giovanni Paolo II no. E quindi dico, ma per me non c'è differenza, perché sono due fenomeni surreali e in qualche modo oggi giustificare un miracolo è molto più difficile rispetto a prima. Però tanto, tanto vale. No, e Non sto criticando ovviamente chi crede ai miracoli, eh. ehm, semplicemente dico che a seconda del frame si può giudicare una credenza in modo diverso. Um, però che cos'è il terapeutismo, prendendo in considerazione ovviamente i veri terapeutisti? È un impeto religioso spirituale, cioè è un fervore che spinge le persone a combattere qualcosa. È interessante perché secondo me dietro c'è tanto, nel senso che una persona che si sente insignificante con il complotto in qualche modo acquisisce autorevolezza. E questo non vale solo per il trapeattismo, vale per tutte le credenze strane che riguardano i complotti, tutti quei fenomeni in cui le persone dicono non ce lo dicono. Perché in qualche modo tu sei un risvegliato e i risvegliati sono più intelligenti degli altri, intelligenti diciamo, più svegli degli altri. Eh, beh, ehm, in qualche modo è una forma di autocompiacimento che serve a migliorare la propria considerazione di sé. Uh, ma in generale è anche un fervore, cioè una credenza da paladino, no? io combatto una guerra contro qualcuno. E poi ovviamente il terapettismo oggi è impossibile da mantenere senza il regime di complotto, ed è un complotto di dimensioni inaudite il più grande complotto. Uh, ho cercato qualche volta di ragionare con persone che, non facevano, diciamo che conoscevo che erano affini al terapettismo, a volte conosco della gente strana. Um, e ho cercato di ragionare e parlare con loro di vari argomenti e mi sono reso conto che ehm, non si rendono conto della dimensione del complotto. Cioè se io programmo software e faccio un software che gestisce il posizionamento GPS, io devo sapere dove sono i satelliti. E se so dove sono i satelliti, può funzionare solo sulla Terra sferica, non può funzionare sulla Terra piatta. Quindi anche un normalissimo programmatore non ha bisogno... Di, cioè di, di, di andare dove, dove dire io mi fido la terra è tonda io ho la prova perché il mio software funziona eh, ma ce ne sono tantissimi di esempi di lavori che dipendono dal, dal dalla, dalla forma della terra banalmente una, una, una società che fa viaggi sa benissimo che un volo da Johannesburg a una qualunque città di Sydney, per esempio, eh, ha, non, può, non può stare in piedi sulla distanza incommensurabile che c'è tra, tra il Sudafrica e l'Australia, perché ovviamente dovrebbe essere un volo enorme rispetto a un volo che invece non è normale rispetto agli altri, cioè nel senso le distanze sono, corrispondono a quella della forma della Terra mh, sferica. E poi è una solida camera di risonanza. Questa solida e a un livello estremo, ovviamente. Oggi è interessante perché queste camere di risonanza, come dicevo, sono infiltrate patologicamente da una valanga di troll. Eh, però non è che sono diminuite le convinzioni di Albino Galuppini che prende gli insulti tutti i giorni. Lui tutti i giorni pubblica contenuti che parlano di nuove analisi che lui ha fatto, di nuovi test che lui ha fatto per cercare di dimostrare la forma della Terra. Quindi non li hanno a insultarlo non l'ha convinto, a me sembra che l'abbia radicalizzato. E quindi in qualche modo eh, è una riprova, lo hanno riprovato altri, non, non sono io a farlo, però è, è, è un, un indicatore della questione che riguarda che il, tro il trolling in realtà è un problema perché consolida le... Co le, 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 le le, co le, co le convinzioni e non fa cambiare le idee alle persone. E quindi dico, ma oggi ha ancora senso parlarne? Beh, siete venuti qui, quindi forse un minimo vi interessava, non so, o forse eravate curiosi. Um, però sì, è interessante parlarne perché resta una camera di risonanza molto convoluta che richiede un sacco di competenze per affrontarla. Uh, io non ne, ho, non ne ritengo così all'altezza, semplicemente non esiste uno specialista in grado di parlare di questo argomento perché sono tanti argomenti fra loro. Um, semplicemente... Ci vogliono tante caratteristiche ma ci vuole tantissima pazienza perché a volte non è facile, nemmeno coi trepettisti, bisogna dire la verità. A volte alcuni sono un po' legnosi. Um, ma soprattutto la scienza non basta: non basta perché non è un argomento che eh, puoi affrontare in qualche modo solo con la scienza. L'esperimento di Alfred Russell Wallace è abbastanza evidente: è stato minacciato di morte varie volte. Quindi, non funziona soltanto la scienza perché la scienza è il nemico. È un modello sociologico che potrebbe essere: eh, potrebbe valere la pena approfondire, anche se c'è già chi l'ha approfondito, um, perché resta interessante come, come contesto. Oggi è una cosa un po' fuori dal mondo, quindi il fatto che riesca a, rima a rimanere eh, solida è, è interessante. E poi è un riferimento per farci studi sul trolling, perché è veramente la giungla del trolling. Poi, vabbè, noi come CICAP. Diciamo, se qualcuno dice sì, ma me, ma se io voglio credere alla terra è piatta, la risposta del CICA è semplicemente che noi diciamo che ognuno è libero di credere in quello che vuole, lo scopo del CICA è fare in modo che si conosca la campana della scienza, ma non è in alcun modo un giudizio sulla persona e ciascuno è libero di pensare quello che vuole, perché sostanzialmente la nostra filosofia è che non si discute mai delle persone, ma solo delle idee. E a questo punto vi, la vi lascio con una frase di Piero, <ride> che bisogna avere sempre una mente aperta ma non così aperta che il cervello cacchi per terra, eh, che forse non è, un po', è quasi un po' troll, però, <ride> eh, però eh, se avete delle domande sono ben felice di rispondere.